In Amò. Sì. Love for Food, che sarebbe poi il sottotitolo, Amore per il cibo. Giusto. Insieme all'amore per il cibo ci vuole anche una certa cultura, perché sennò non lo ami il cibo, non lo ami a dovere. Qual è la tua filosofia? Cioè, quando avete aperto questo locale, questa attività, cosa vi siete detti? Cosa facciamo, ragazzi? Qualcosa di diverso? Mi spieghi un attimo la mente che c'è dietro? Sì, allora, noi siamo. C'è un altro, così fatto un passo indietro. Nel 2010 io esco, diciamo, da un'esperienza da quando ero giovane, quando ho fatto un corso di alberghiero, che la maggior parte era fatta a Londra. Sì. Allora, ovviamente, io essendo maltese, la mentalità che noi abbiamo molto più giustamente aperta, perché Malta poi è piccola, Certo, io certo, certo. ho viaggiato sempre spesso per diverse cose, e da quando già era un po' una cosa di questo che avevo nella testa, ma da quando poi noi abbiamo fatto questo juice bar, non so se l'hai mai visto, Corso Italia, accanto quando c'era Certo, Bar Italia, sì, assolutamente, cioè, lo conosco benissimo. si chiamava Dr. Juice, giusto? Esatto, Che sì. Dr. Juice è un franchise di un amico mio a Malta, che il principio è un juice bar, un posto dove tu Ok. crei ovviamente frullati fatti con frutta e verdure, perché se tu bevi la frutta e verdura è più veloce ovviamente per assimilare, invece che se lo Certo. mangi. Allora, è il fatto del mondo oggi veloce, frenetico, che noi dobbiamo stare dietro. Allora io prendo un bicchiere pieno di salute, ovviamente, che mi porterà ovviamente bene durante il giorno. Non ho il tempo di andare a comprare una banana o comprare una banana, una mela, Giusto, cioè, o per quantomeno mischiare insieme. assemblare tutto è sempre più, esatto, è sempre Esattamente. più complicato. Allora, ovviamente, il principio del juice bar, che è un principio che è cresciuto tantissimo in Australia e poi ovviamente ha preso praticamente tutto il mondo. Qui era un po' più lenta la storia in Italia. Sì. Beh, soprattutto in Sicilia, perché il Sì, in siciliano, Sicilia. noi diciamo che noi siciliani amiamo mangiare keperi sutta tavola, cioè messi Con i a piedi. tavola con le gambe sotto il tavolo, Sì. spiegato proprio. Quindi è una filosofia particolare da far attecchire. Allora, questo posto l'abbiamo creato nel 2010. Non entro nel dettaglio perché non ce l'abbiamo più, insomma, poi il nome è cambiato perché abbiamo dovuto lasciarlo, ma ovviamente la nostra mentalità basata sul fatto che tu sei quello che mangi o quello che bevi. Giusto, Ovviamente, se certo. mangi cose brutte, purtroppo il risultato ovviamente poi lo vedrai ovviamente eventualmente, e questo è per tutto realmente. Allora, Certamente. quando eventualmente noi nel frattempo siamo scesi a Malta, ho fatto un fratello della bufala lì per un po' di anni, ma la mentalità che avevamo nella testa, per il fatto che noi, se appena abbiamo un'opportunità di creare sempre una cucina basata sul salutare, ovviamente fatto abbastanza veloce, ma sempre con ingredienti e materia prima importante. Parlando di questo, ovviamente la terra qui, sei lì, forse si è bloccato. No, mi senti? No, io ci sono, sì. Ti Ok. sento, ti sento. Quando uno parla, e questa è la mia esperienza di maltese qua in Sicilia, quando uno parla di cercare una terra dove uno vuole trovare il massimo a chilometro zero, forse anche a chilometro meno, la materia prima giusta, non c'è, secondo me, meglio della Sicilia, perché giustamente qua c'è. Sì. Beh, poi parli con uno di parte, quindi sì, la risposta è sì. Sì. No, la cosa che mi incuriosisce di te è che Malta, Regno Unito, Sicilia, solo isole. Cioè, tu a stare collegato con la terra non ti sta bene, solo mare No. attorno. Giusto, perché il mare è bello, no? Il mare. certo, il mare è bello. Il mare è Anche se in bellissimo. Inghilterra non è tanto bello, ma Senti, noi alla fine qua.
No, sì, un po' meglio da noi, un po' meglio da noi. Tra l'altro, Inamo, facciamo un po' di pubblicità al tuo locale, nel senso che diciamo dove è collocato. È in una zona praticamente piena di uffici attorno. La notte, grande vita, molto movimentato, ma di giorno fondamentalmente ci sono tutte le attività commerciali, banche, eccetera. Più durante il giorno. Esatto. Catania, che ovviamente mi insegnate voi, è un mercato un po' particolare. Anche se noi siamo un po' così anche i maltesi, il fatto che ci spostiamo ovviamente con la folla. Se oggi c'è una zona che è cresciuta perché un amico mio ha fatto un pub, è andato bene, allora tanti amici vanno lì, poi mano a mano ovviamente questa zona cresce semplicemente perché siamo noi che lo portiamo avanti. Sempre perché purtroppo oggi dobbiamo collegare sempre la situazione che abbiamo, come cambieranno le cose e dove andiamo da oggi avanti, sarà ovviamente una cosa anche sicuramente molto, molto interessante per capire, perché tante strade che sono nate in questi ultimi anni, che sono diventate molto importanti, togliendo purtroppo lavoro da altre zone, sicuramente subiranno questi dei cambiamenti anche loro in brevissimo tempo, perché per diverse ragioni, come avevo detto prima, il fatto che noi non possiamo mai ritornare come eravamo prima, allora cambieranno tante cose. Adesso ecco, come cambieranno? Tu hai fatto quanti coperti avete da Inamo? E all'incirca con dentro o fuori siamo a 70. Ecco, 70. Se dovessero cambiare, quindi tenere delle distanze particolari, ovviamente si ridurrebbe tutto. Già ci hai pensato a questo. Non a delle soluzioni, però insomma ti sei fatto dei conti. Sì, allora, io posso darti la mia. Cioè, quello che penso sicuramente posso sbagliare, ovviamente, ma basato già su quello che noi abbiamo e come andrà avanti la vita in generale, io credo che inizialmente ci saranno tanti cambiamenti, ci saranno persone che hanno paura, chissà se noi dentro ovviamente ci stiamo adeguando giusto per le cose che dobbiamo fare, se le persone avranno giustamente quei soldi in più per spendere ovviamente su delle cose che forse prima erano più facile, ma adesso sia per il calo che hanno subito ovviamente in diversi modi per diverse ragioni e per paura che non lo so, perché oggi forse è meglio spendo 20 invece di 50, perché purtroppo non lo so domani, anche se anche perché se non troviamo un vaccino per questa situazione il mondo sempre rimane con un punto interrogativo sempre, che non sappiamo assolutamente come possiamo assolutamente. Allora noi abbiamo un mondo che sta molto forte durante il giorno. Siamo in Piazza Spirito Santo, siamo parallela di Corso Sicilia e i nostri clienti, sì, sono la maggior parte banche, abbiamo commercialisti, abbiamo diverse persone ovviamente che sono lì nella zona. Offriamo un menù che non esiste perché abbiamo una persona molto intelligente e lei cammina basicamente su quello che noi possiamo trovare se non ogni giorno, ogni due giorni. E lei cambia il menù in continuazione. Wow! Cioè, non c'è. Noi ogni giorno facciamo un menù. È molto difficile e non è ovviamente semplice, ma ogni giorno c'è, il menù cambia. Allora, è una cosa interessante anche ovviamente perché quelli stessi che vengono ogni giorno, loro certo, hanno una varietà, esatto. Chissà cosa c'è oggi. Cioè, cominciano a chiedere se noi non riusciamo, anche perché il menù se cambia ogni giorno, allora ovviamente già 11:30 stiamo arrivando a ora di pranzo e il menù forse non è pronto, cominciano a mandare messaggi, ma il menù è pronto, e così loro cominciano anche a capire. Allora, la gente vanno a lavorare, voi o non voi, devono andare a lavorare. Tutte le banche ancora oggi non sono chiusi. Allora, la necessità che la gente mangiano a pranzo ci sarà, c'è e ci sarà, a prescindere da tutto quello che può essere ovviamente questi cambiamenti. Noi abbiamo dei prezzi ovviamente che sono molto adeguati ai prezzi che sono a Catania, purtroppo sono abbastanza bassi,
che non è facile, sì, per noi. Che non perché... si sposa con l'alta qualità, esatto. No, no. Ma noi crediamo che con il tempo sicuramente sarà più difficile, ma non possiamo aumentare per il giusto prezzo per il piatto che serviamo, ma, certo, man mano questa cosa si pagherà ovviamente nel futuro. E noi stiamo investendo, non siamo aperti per tanto tempo, allora, e questi sono investimenti che uno fa ovviamente nel suo nome, nella sua idea. Facendo questo paragone durante il giorno, sarà possibilmente la nostra fortuna, perché siamo aperti per la gente che devono andare a lavorare. Sarà difficile che la gente porteranno a mangiare da casa, non è così, certo, facile. Certo. Per quanto uno possibilmente... Ma state pensando ad aprire magari solo per l'asporto? State pensando di trasformarvi in qualche modo, oppure ancora siete in fase di studio? Sì. No, noi già prima... Allora, mano a mano, noi fra poco, già questo era ovviamente nel progetto che noi dovevamo fare durante quest'anno, l'inserendo il mondo del juice, juice bar, che noi lo mettiamo, sì, anche questi, che saranno ovviamente, è un plus a tutto quello che noi già facciamo, okay, i succhi fatti in diversi modi, che ancora oggi, adesso dopo questa storia, saranno ancora più interessanti, perché giustamente uno, certo, ovviamente sta portando. Io ho cominciato a leggere in questi giorni che alcune persone stanno parlando di una situazione che normalmente funziona molto in città molto grossi, dove la vita è molto più veloce, e si chiamano dark kitchen. Non lo so, sì, se tu hai mai sentito. Sì, sì, sì. E questa, certo, sì, vuoi o non vuoi, ovviamente, comincerà a diventare una realtà. Significa che tu hai una cucina, hai un laboratorio che non ovviamente necessariamente è in contatto con le persone, perché le persone cominceranno, per diverse ragioni, come vi ho detto prima, a portare il mangiare da loro. Questo possibilmente sarà una soluzione per noi, perché sì, se noi abbiamo 70 posti a sedere, e questi 70 posti diventano 25, diventano 30, perché giustamente il locale è quello che è. È un problema. E se dobbiamo lasciare quello spazio, e noi per 3 giorni, a marzo, mm-hmm, il 9, 10, 11, abbiamo adeguato questo, perché ovviamente hanno cominciato velocemente. Quello era, questi, esatto. Sì, sì, sì. Poi il 12 abbiamo dovuto chiudere. È stato il lockdown. Ma già, sì, la mentalità nostra di cominciare già prima ad attaccare il mercato dell'asporto, il delivery, chiamalo come vuoi, era già, sì, nel nostro progetto, perché noi crediamo che possiamo aumentare questi 70 posti che noi avevamo. Perché tante persone o non hanno il tempo, sono in ufficio, in banca, non hanno il tempo per uscire, allora possibilmente non vogliono e non possono mangiare ogni giorno lo stesso panino, ovviamente, sì, possibilmente dal bar, la pasta al forno. Allora, noi possiamo offrire un piatto sano che cambia, con una scelta ovviamente abbastanza vasta, che a questo punto uno, se non può venire da noi, lo portiamo noi da loro, ovviamente, per soddisfare questo nuovo business che ci sarà. Quello che mi piace moltissimo è il tuo modo di pensare, nel senso che già vai oltre, e sono incuriosito più che altro da quello che è il tuo background, perché mi hai detto praticamente che hai cambiato pelle decine di volte. Ogni volta dover pensare che è il momento di chiudere con un'attività e passare ad altro, lo vedi come una sconfitta, come un trauma, oppure come una fase della vita, quindi si va avanti e sei pronto a lanciarti in una nuova avventura? Perché mi interessa molto. Cioè, ti vedo proiettato già ad altre cose, ma prima come l'hai vissuta? Io ho fatto, sì, tantissime diverse cose nella mia vita. Lascio scuola, il mio papà era il manager a Malta per 35 anni di British Airways. Allora, okay, il turismo, cioè anche per noi ovviamente il turismo a Malta è sempre stata una cosa, non è sempre stata, è il core business di Malta. Esatto. Allora io entro nel mondo
del turismo dal lato degli alberghi. Ho fatto questo corso fino a quando mi sono diplomato in Inghilterra per diventare eventualmente un direttore di un albergo. E, British Airways decidono dopo 35 anni che Malta è diventata un po' pesante come costo per l'azienda. Hanno deciso di chiudere dopo tutti questi anni. Il mio papà, essendo ovviamente, come abbiamo detto, sempre stato nel mondo del turismo, lui mi chiama, sono in Inghilterra, senti, sai, è successo questo, io sto pensando di fare un'agenzia di viaggi. Ah, sì. Io ascolto giustamente quello che mi dice lui, io lascio che stavo per cominciare a lavorare, che ho finito, io non volevo ritornare a Malta, questa è la verità. Insomma, ritorno lì e insieme facciamo un'agenzia di viaggi. Da lì poi io vado in un altro mondo e eventualmente dentro di me il catering era sempre ovviamente qualcosa che voi o non voi, dopo tutti quegli anni, era una cosa che ce l'ho dentro il sangue, per forza. Certo. Per rispondere, questo per darti questo background velocemente, per risponderti certo. Per il fatto che tante persone a Malta, quando io ho deciso di andare via nel 2003, con un business lì, due negozi di elettronica che stavano andando molto bene, tutti mi dicevano che io sono completamente pazzo di testa. Ma tu, no, sempre cambi, tu sei, non ti fermi mai. Ma sicuramente c'è qualcosa dentro di me che mi dà questa spinta. Io non ho mai preso, posso dire, che la maggior parte delle cose che io ho fatto e non ce l'ho più, sono tutti ancora aperti. Il primo negozio che io apro a Malta di elettronica l'ho aperto nel 95, è ancora aperto. Wow! ho fatto Dr. Juice nel 2010, è ancora aperto, perché il principio è sempre lì, è ancora aperto. Fratelli della Bufala nel 2012, è ancora aperto. Allora, senti, è vero... Mettiamoci in società, perché a quanto pare ci vedi bene, no? È vero che io non ci sono, ma significa che il destino mio, scritto non so da chi e dove, significa che io devo camminare in questo modo. Allora, io non vedo nessun sconfitto. Io dico, fino a quando ho la salute, mi sveglio la mattina e posso ovviamente fare quello che... Io non mi fermerò. Domani non lo so in che cosa posso anche entrare, ma credo che almeno per me fa parte anche della come dice, questa iniezione di forza. Wow, bellissimo, bellissimo. E sei anche contagioso. Abbiamo 30 secondi prima di chiudere, ma prima, okay, in 30 secondi, devi dirmi cosa faresti tu per far ripartire adesso l'economia, se domani non ci fosse più il coronavirus. Cosa faresti tu in 30 secondi? In 30 secondi. È una domanda molto difficile, molto complessa. Certo, certo. Sicuramente i governi devono fare il loro lavoro, che purtroppo, vedendo un po' in giro nel mondo, tanti non lo fanno. O perché ce l'hanno, o perché non ce l'hanno, o perché stanno nei stati che devono essere messi insieme, ma non sono tanto messi insieme. Se l'essere umano non vede e non capisce che possibilmente questo campanello grosso che è stato suonato, dicendo a tutti noi, senti, voi o ti sistemate come esseri umani o potete andare tutti al mare perché siete completamente persi. Allora, o ci svegliamo tutti quanti e cominciamo a pensare insieme cosa possiamo fare perché c'è tanto da fare, o no, o se no, onestamente, non lo so, ritorneremo alla battaglia che facevamo sempre, di sopravvivere, perché secondo me non stiamo vivendo, stiamo sopravvivendo. Se quella sono perfettamente d'accordo. Va bene, se va bene per alcune persone, sicuramente per la maggioranza delle persone non va bene. E si vede oggi, perché bella o brutta questa storia di oggi, ha fatto sicuramente riflettere tantissime persone. Certo. Perché per fermare l'orologio del mondo, non dell'Italia o di Malta o dell'Inghilterra, l'orologio del mondo, il mondo intero, per come lo viviamo noi, per come lo vivono
quelli che stanno nelle zone più brutte di Napoli, nelle zone più brutte del Brasile, in Africa, cioè, gente che vivono in diversi modi, che fanno diverse cose, sono fermi, tutti insieme. Penso io che sono passati 30 secondi. Abbiamo avuto, ecco, abbiamo avuto tanto tempo per riflettere, quindi sono sicuro che ognuno di noi è interiorizzato ed è pronto per ripartire. Colin, io ti ringrazio tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata che continueremo di presenza da Inamo, Piazza Spirito Santo a Catania. Mi raccomando, ci vediamo presto e ci riabbracceremo tutti, ne sono sicuro. Benissimo, speriamo bene. A presto. Grazie Colin Galea. Ciao. Grazie a te. Ciao ciao. Hashtag noi non ci fermiamo. Non ci fermiamo per nessuno. Mai. Grande. Bello. Ciao. Ciao Colin.